chiusura. Grazie di averci, come dire, sopportato tanto, ecco, mettiamola così. E cominciamo da un presupposto, capisco che siamo tutti quanti un po' stanchi. Devo ringraziare, prima di ogni cosa, la platea. Perdonatemi, ma funziona così, perché veniamo qui, parliamo, diciamo tante belle cose, però chi poi dall'altra parte è il problema, in genere chi sta seduto da quest'altra parte, no? Quindi, Presidente, io qualche volta sono stato abbronzato perché da bambino facevo il bagnino, no? Quindi capisco bene, poi ho fatto un po' l'animatore sugli stabilimenti, poi ancora successivamente sono diventato, insomma, un avvocato e solo di recente, negli ultimi anni, anche un presidente. Quindi, insomma, la trafila l'ho percorsa. So che cosa si vive, so che cosa significa quando c'è una mareggiata, so che cosa significa quando bisogna prendere qualcuno a mare, cosa significa pensare che non puoi tornare a casa, perché c'è questo rischio. Perché si pensa tante volte, ecco, all'applicazione del diritto, sic et simpliciter, voglio dire, io per primo, tanti anni fa, insomma addirittura 2010-2011, non ricordo esattamente, su riviste specializzate di settore, insomma, su riviste, insomma, di riconoscimento accademico, scrivevo degli articoli sulle concessioni balneari chiarendo che, insomma, in ragione anche del diritto eurocomunitario era necessaria l'applicazione delle procedure concorrenziali. Certo, da un punto di vista di diritto lo comprendo, perché insomma da giurista comprendo, però comprendo anche cosa c'è dall'altra parte, perché quell'abbronzatura è frutto, mi perdono, mi collego perché è un ottimo riferimento, è frutto di tanto tanto sacrificio. Insomma, noi quello che abbiamo è grazie a queste persone che sono impegnate dal primo giorno all'ultimo della loro esistenza, anche di generazione in generazione, in spregio alle proroghe delle concessioni demaniali, creando quello che oggi è il turismo non solo nazionale, ma che è stato esportato oltralpe. E quindi è un punto di riferimento per l'intero universo, insomma, per il mondo intero. L'Italia ha fatto da padrona sullo sviluppo turistico attraverso gli stabilimenti balneari. E su questo non ce n'è per nessuno. Fatto i ringraziamenti a voi per quello che avete creato. Ovviamente, passo a fare i ringraziamenti a quelli politici ufficiali, no? Definiamoli così, anche amicali, a tutti coloro che ci hanno consentito oggi di essere qui. L'amministrazione comunale Massalobrense ha fatto, come dire, quello che veramente era insperato in solo 7 giorni, 10 giorni al massimo, è riuscito ad organizzare un convegno di questa portata grazie all'aiuto di un nostro iscritto di Federbalneari Campania, Giulio Del Giudice, che non smetterò di ringraziare perché veramente, credetemi, insomma, ha sostenuto costi, organizzazione, e accetto molto, come dire, di buon cuore le sue esternazioni perché, insomma, ci stanno tutte, ecco, insomma, bisogna riconoscerlo che effettivamente ci sono e vanno rispettate. E ancora la location è meravigliosa, è fantastica, insomma chi l'ha presentato l'evento, chi lo ha condotto, chi lo ha moderato sono stati veramente eccelsi, quindi grazie a tutti davvero. Poi dopo quello che è stato detto dal Presidente del Tribunale e dal referendario del TAR, effettivamente di giuridica anche all'assessore c'è poco ancora da aggiungere, diciamoci la verità, da un punto di vista di scaletta di quello che si è verificato nel corso del tempo. E per la prima volta sento parlare anche un magistrato del TAR in maniera che in qualche modo mi ha dato una spinta propulsiva, insomma, a dire anche qualcosa di un po' più concreto. Allora, ci siamo detti cosa dicono le norme, ci siamo detti in che modo bisognerebbe fare le procedure di gara, c'è la scarsità, non c'è la scarsità della risorsa, va mappato a livello nazionale, va mappato a livello locale, vanno matchati i dati nazionali con quelli territoriali. Poi bisognerebbe cominciarsi a chiedere a un certo punto, allora su di un comune paradossalmente abbiamo metà della linea di costa che è assolutamente satura di concessioni, un'altra metà di linea di costa dove lo sviluppo turistico non è mai arrivato, su quel comune la risorsa è scarsa in quota parte, non credo, ma
Poi dopo, se invece ci troviamo su dei territori che hanno una scarsità importante e su altri invece che hanno una certa saturazione, in che modo andiamo a disciplinare il fenomeno? Tutto ciò, a parte l'esercizio giuridico, tecnico, insomma, è anche un po', in qualche modo, insomma, ti porta ad avere un certo stimolo, no? Insomma, da un punto di vista di speculazione giuridica sul tema. Però il problema è che poi c'è chi, ovviamente, su queste considerazioni ne paga le conseguenze. E siamo tutti quanti noi, ok? Allora dico, noi sappiamo che lo Stato deve fare la sua parte. Il Presidente Maurelli mi ha onorato, ecco, insomma, con il collega Cellammare, di indicarci come referenti per questo tavolo interministeriale che si andrà a costituire, speriamo al più presto, allo scopo di parlare di mappatura, di come devono essere mappate le coste. L'indennizzo, sono d'accordo con lei, consigliere, è un brutto termine indennizzo, non mi piace. Perché loro non devono essere indennizzati, loro hanno lavorato. Va riconosciuto il lavoro sostenuto da queste persone e va tutelato il lavoro sostenuto da queste persone e va tutelato in maniera fattiva, concreta, non solo con l'esercizio giuridico, perché da avvocato lo comprendo, ma da presidente di associazione un po' meno, perché purtroppo le ripercussioni sono troppo troppo importanti. Però dico adesso all'altra parte che al di là di lamentarsi, no? Perché su questo siamo bravissimi, siamo eccezionali, riusciamo a lamentarci benissimo. Ma a un certo punto bisogna anche un attimino capire come intervenire. Supponiamo che poi si arriva a mappare il tutto e che invece di arrivare alla conclusione che la procedura di evidenza pubblica o la procedura concorrenziale si deve fare o non si deve fare, ma prepariamoci il piano B. Quindi, ora, possiamo metterci qui, urlare, dire che non si devono fare no alle aste, ma non per utilizzare, perdonatemi, slogan, non è quello il senso, intendo dire che non si devono fare le procedure competitive, che poi ricordiamoci che noi non abbiamo paura della procedura competitiva, perché noi siamo sicuri di quello che sappiamo fare, gli altri lo devono dimostrare. Noi abbiamo paura di altri fenomeni, che non sono quello di concorrere in parità di condizione, perché a parità di condizione sfido chiunque a venire a concorrere con un balneare italiano, chiunque, imprese sovranazionali, insomma, mega industrie del turismo mondiale, chiunque, perché non è nella condizione di confrontarsi col più piccolo di voi, nemmeno col più piccolo. Vorrei vederle mettere un ombrellone a terra. Quindi non lo sanno fare. Si parla di fuffa. Di chi riesce a mettere in piedi all'interno di una procedura comparativa una documentazione accattivante con un progetto tecnico significativo realizzato da chi che sia che abbia portato a terra un progetto veramente importante con le risorse economiche del caso e con un'offerta in termini di canone al rialzo significativa. Beh, sono i quattrini degli ottimi tecnici e anche un po' di visione imprenditoriale che non guasta mai, tutto sommato tutto questo è realizzabile. Lì siamo perdenti. Sapete perché? Perché noi fino ad oggi questa cosa non l'abbiamo fatta. E dobbiamo imparare a farlo. Purtroppo è così. Sono d'accordo con voi che è una violenza. Io lo comprendo. Per me è una violenza. Dopo tanti anni di onorata carriera, dopo quello che si è prodotto a difesa dello Stato, perché la linea di costa è demanio, perché rappresenta una difesa del territorio nazionale dalle invasioni straniere e voi avete difeso attraverso la vostra attività il territorio nazionale. Allora, per quanto mi riguarda, oggi, al di là ecco, dei proclami, insomma, politico-sindacali, dobbiamo arrivare a comprendere questo. Noi come vogliamo prepararci per queste procedure eventuali? Perché non si fanno o non si fanno? E se poi si fanno le procedure, perché, credetemi, il discorso aulico lo so fare molto bene. Ci ho preparato ormai da 22 anni, quindi insomma, se solo ne voglio ripescare qualcuno degli ultimi 22 anni, sto a parlare da qui a qui, ai prossimi 22. Ma il punto è, nel momento in cui invece si dovesse arrivare ad una procedura competitiva, ex articolo 18 del regolamento di esecuzione a codice della navigazione, che prevede l'avviso pubblico dal 1953, non ricordo adesso la data, non è che è una novità, l'avviso pubblico lo conosciamo da sempre, è l'articolazione di questo avviso che andrebbe ad essere contemperata
e aggiornata all'attualità. Abbiamo una materia vetusta, organizzata attraverso un codice della navigazione che è antico, ha oltre 80 anni. Abbiamo una prassi costituita da circolari che cozzano l'una con l'altra, tra Agenzia del Demanio, Capitaneria di Porto, insomma abbiamo una sovrapposizione, il MIT, di circolari che si susseguono nel tempo, non ci hanno fatto capire nulla. Noi che curiamo il diritto tutti i giorni, abbiamo qui, siamo in 300, a confrontarci, a parlarci, a chiarirci, noi che lo facciamo tutti i giorni. Poi dopo chiediamo a voi però di applicarlo. E allora io comprendo la vostra difficoltà, la comprendo fino in fondo, però poi non mi piace l'idea di mettersi lì e dire semplicemente io poi che posso farci. Questo non lo accetto, perché altrimenti lì sono io a fare un passo indietro e dico no, mi dispiace mio caro, se tu non vuoi fare niente per te stesso di certo non sarò io a farlo per te. Quindi i primi che devono mettersi in campo e devono mettersi in gioco siete voi. Noi ci siamo, come Federe Balneari ci siamo pronti ad offrirvi i nostri servizi, insomma le nostre convenzioni. In sala c'è l'Anario per le certificazioni di qualità, che è un nostro partner, che con Rina fa le certificazioni di qualità. Cosa servono? Serviranno per le gare, perché vi chiederanno la 9001, la 14001, la 13009, non sono numeri, sono certificazioni di qualità, ok? Il decreto 231, il modello 231, vi chiederanno la parità di genere. Tutte queste cose vanno acquisite. Vi chiederanno di presentare anche a voi un progetto tecnico di qualità. Anche a voi chiederanno di fare la documentazione amministrativa in un certo modo. Quindi organizzata e strutturata con qualità. E credetemi, tante volte l'amico tecnico del posto, quello che mi ha sempre dato una mano per casa mia quando ho fatto i lavori, come diceva il sindaco, io non faccio concessioni demaniali, è perché in maniera onesta e corretta ha riconosciuto che non era un campo di sua stretta competenza e l'ha demandato a chi di dovere. Allora, per favore, cominciamo a guardare questo problema in un'ottica differente. Noi lotteremo affinché tutto questo resti in qualche modo per il momento invariato a salvaguardia sia del concessionario ma anche dell'azione pubblica. Sapete perché? Perché oggi sfido il comune qui presente, no, perché veramente oggi è stato meraviglioso, quindi non mi posso permettere di dire una parola, ma sfido qualsiasi comune ad organizzare una procedura comparativa in un tempo così ristretto, con la qualità necessaria per garantire una concorrenza ex articolo 37 del codice della navigazione. Così due numeri li do pure io, perché altrimenti passo per colui che è venuto a vendere un po' di fumo. Allora, diciamo che tutto questo, ovviamente, non è nella possibilità dell'ente locale. Forse qualche autorità di sistema portuale, avendo insomma una specificità di settore, riesce sicuramente a garantire un prodotto di una qualità leggermente migliore, ma siamo ancora a livelli piuttosto bassi. Abbiamo bisogno di tempo da un lato come amministrazione pubblica, abbiamo bisogno di tempo dall'altro lato come concessionario, per far sì che tutti quanti noi arriviamo al momento competitivo, se dovesse esserci, vista l'eventuale scarsità della risorsa ancora da definire, in maniera corretta, appropriata, perché altrimenti cominciamo con i famosi ricorsi. E nemmeno, insomma, si arriva ovviamente a una definizione. Ma sapete perché? Perché io vorrei vedere un concessionario che viene e mi dice: voglio fare un investimento di 2 milioni di euro. E sai perché lo voglio fare? Perché so che devo rimanere qui per i prossimi 12 anni e voglio avere la certezza che sia così. Questa certezza a me la deve dare la norma. Ok? Perché certamente i giudici si fanno interpreti di quella norma, per carità è un lavoro anche piuttosto complesso, io non vorrei nascere ovviamente giudicante in questo momento storico sulla materia, perché credetemi, anche io trovo aberrante poter avere una certezza assoluta rispetto a questo tema. È troppo arzigogolata la questione. La sentenza della Corte di Giustizia cosa ci dice? Così la facciamo breve e poi arriviamo alla conclusione. Ci dice molto semplicemente: si applica direttamente la direttiva Bolkestein, una direttiva ahimè particolareggiata, ha il carattere self-executing, quindi direttamente applicabile negli Stati membri.
Ogni Stato decide in che modo ovviamente mappare il territorio, ma deve dare certezza dei criteri da utilizzarsi prima di procedere a mapparlo. Quindi prima mi dici come lo fai e poi mappi. Poi lo mappi a livello nazionale, lo mappi a livello locale e possibilmente mi matchi i dati, cioè mi metti assieme il dato nazionale col dato locale. In ragione di questo, fatta questa mappatura, dove non si parla mai di mappatura ovviamente nella sentenza, chiariamo anche questo, ma si parla ovviamente di scarsità della risorsa spiaggia, che fino ad oggi, ma mi pare di ricordare che la nostra giurisprudenza nazionale ci ha sempre detto essere scarsa per definizione, perché essendo la spiaggia un bene non riproducibile, la risorsa è scarsa per definizione, ontologicamente scarsa, no? Direbbero eventualmente in questo caso. Invece sovverte questa posizione la Corte di Giustizia Europea, che invece ci dice, no guarda, mica è detto che è scarsa. Forse non è detto che non sia scarsa la risorsa in quanto tale, ma probabilmente il numero di autorizzazioni, legacy in Italia concessioni. Poi su tutto quello che ha detto ovviamente il consigliere Tà, ma anche in maniera altamente condivisibile quello che diceva il presidente del tribunale, io condivido pieno, per carità, perché la giurisprudenza applica, o meglio interpreta, e quindi studia, esamina la norma, e attraverso l'uomo che è il giudicante la rende poi a provvedimento finale, che è una sentenza, insomma, che ci piaccia o meno. Ok, allora io dico, noi dobbiamo uscire un po' da questo coacervo di norme, di confusioni, di sentenze che si susseguono nel tempo, ma dobbiamo arrivare ad una conclusione. Se lo Stato, attraverso questo organo, non so nemmeno come definirlo, questo comitato interministeriale, insomma, andrà a verificare la sussistenza o meno di questa scarsità e dovesse arrivare a conclusione che la risorsa è scarsa e vanno fatte le procedure comparative, noi come ci vogliamo attrezzare? Vogliamo stare qui a lamentarci fino a quella data o vogliamo partire con un poco di anticipo? Così non ci lamentiamo delle multinazionali, della malavita organizzata, ma arriviamo, insomma, strutturati in un modo differente. Proposte? Certificatevi. Proposte? Cominciate a realizzare un progetto, individuate le aree di vostro interesse. Certamente ci sono dei dubbi, ci sono degli aspetti particolari. Uno per tutti, il piano di attuazione, insomma il piano quindi di utilizzo degli arenili demaniali, il piano delle coste, come lo vogliamo definire, lo chiamano in tutte le salse, può prevedere un qualche cosa che sia conflittuale con il piano urbanistico comunale o con il piano regolatore comunale per quei comuni che ancora sono dotati di PRG. Addirittura ci sono comuni nei quali il piano di utilizzo, il PUC, non è ancora approvato e già si parla di fare un PUA conforme a un PUC non ancora approvato. Insomma, ci sono fenomeni e dinamiche particolarmente contorte e complesse. Quindi, pensate che ci sono dei PUC che stabiliscono che le spiagge devono essere lottizzate in blocchi da 400 metri quadrati, con un ombrellone ogni 6 metri. Allora io mi chiedo, perdonatemi perché poi voglio capire la giurisprudenza, voglio capire le norme, però voglio capire pure in che modo devo prendere la mia concessione di 40.000 metri quadrati, che è un'enormità sicuramente, ma è di 40.000 metri quadrati, deve essere scissa e frazionata in lotti da 400 metri quadrati. Chi deve subentrare nella gestione di questo lotto da 400 metri quadri e chi poi alla fine mi deve pure indennizzare in misura proporzionale, non lo so, insomma rispetto a quello che mi spetterebbe per la mia fuoriuscita come concessionario attuale. Perché supponiamo che sui primi 400 metri quadri ci sia il manufatto, su altri 400 metri quadrati sia solo arenile libero e così via, ma in che modo si calcola questo indennizzo? Come viene ridistribuito? Allora, credetemi, ci sono veramente tante, tante, tante questioni che a primo acchito sembrano più, come dire, un arzigogolo giuridico che una sostanza materiale di quello che poi andrebbe a verificarsi. Ma siccome tutto questo purtroppo non è dato a noi deciderlo, noi possiamo solo contribuire affinché le cose vengano fatte per bene, ok? Come stakeholder, come diceva giustamente prima il direttore, quindi come portatori di interessi diffusi, il nostro compito è quello di stare lì e fare breccia, e resistere, e rappresentare gli interessi e la categoria.
E forse con partecipare, perché a me sta cosa di resistere a tutti i costi mi ha un po' scocciato. Cioè, fino a un certo punto io devo difendere e basta una posizione, ma poi quando poi dopo quel punto si supera, devo cominciare anche un po' a capire in che modo compartecipare. Quindi ora abbiamo immaginato con l'amministrazione comunale, mi permetto insomma di anticipare il tema, poi ovviamente se qualcuno di voi vorrà concluderlo, immaginavamo di poterci riunire a valle di questo incontro allo scopo di aprire un tavolo di concertazione, un tavolo di confronto, un tavolo permanente di confronto, non quindi su un unico tema, ma costante, dove poter esaminare le reciproche posizioni, pubblico e privato, e quindi lo scopo di questo tavolo è quello di andare a mitigare le eventuali differenze di posizione. Quindi, da una parte il privato, rappresentato dallo stakeholder, no? Quindi insomma dall'associazione di categoria. Dall'altra parte l'amministrazione pubblica che fa il suo ruolo e in mezzo un tavolo attorno al quale sedersi e confrontarsi di volta in volta per affrontare non solo i problemi comuni, ma finalmente per una volta cominciare a parlare di sviluppo turistico del territorio. Non che vi manchi, per carità, perché la costiera, voglio dire, ne fa da padrona a livello nazionale, quindi ci mancherebbe, però non più in un'ottica solo, ecco, insomma, ostruzionistica dell'azione pubblica, ma anche in un'ottica di sviluppo congiunto dell'azione pubblica e privata. Secondo me è determinante immaginare che avete finalmente chi può rappresentarvi in un confronto di crescita con l'amministrazione, almeno questo è quello che noi intendiamo raggiungere come obiettivo, e farlo con, come dire, un approccio che non sia di mera contestazione, ma capiamoci, confrontiamoci. Prima il referente ha fatto una serie di considerazioni sulle PPP, no? Quindi partenariato pubblico-privato, ha fatto delle considerazioni rispetto alle società in house, insomma alla partecipazione pubblica, insomma ci sono veramente tante 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 possibilità che esulano dal mero contesto gare sì, gare no, se così le vogliamo definire. E poi voi, ognuno di voi, ognuno, bilanci, libri del personale, ricordatevi che c'è una clausola sociale che dice che chi viene dopo di voi si deve prendere a lavorare tutti coloro che trova all'interno dell'azienda. Ora, immagino anche un altro fenomeno, e poi giuro. L'ultima, però l'ho detto, poi se prendo insomma a parlare non me ne esco vivo. Supponiamo che io ho il mio stabilimento a conduzione familiare e ci sono io, mia moglie, i miei figli, i miei nipoti, insomma lavoriamo tutti quanti all'interno di questo stabilimento, cosa abbastanza comune per voi, no? Immagino, perché io almeno per quelli che conosco, ce ne sono tanti che stanno in questa condizione. Oggi il concessionario decide di assumere tutta la famiglia all'interno di questa struttura, come dovrebbe essere, in maniera statica. Chi viene dopo dovrebbe rispettare questa clausola sociale, cioè subentrare all'interno di quella concessione e andarsi a prendere tutti i dipendenti che già ci sono all'interno. Non state famiglie, bravo. Quindi, diciamo, tutto questo fenomeno potrebbe comportare una difficoltà di azione per chi subentra. Ma oppure ancora, io poi qui chiederei un supporto anche ai giudici, ovviamente, che meglio di me riescono ad attuare una disamina concreta di questi temi. Ma se io oggi partecipo a una procedura concorrenziale e mi aggiudico la concessione del comandante, successivamente succede che chiedo un'autorizzazione ex articolo 45 bis per conto di Giulio. Quindi io vinco e a Giulio affido la gestione di tutte le attività della mia concessione fino allo scadere del titolo in essere. Ho vinto io o ha vinto Giulio? O ancora, questo è l'articolo 45 bis, perché poi ecco, c'è una indicazione prevede. O ancora, articolo 46, il subentro del nuovo concessionario. Io vinco la sua concessione, mi perdoni, sto prendendo già due concessioni oggi, dopodiché chiedo di essere autorizzato all'ente locale di far subentrare Giulio. Quindi io ho vinto e Giulio si prende la concessione. Allora, diciamoci la verità, il problema qual è? È che probabilmente la materia va riformata un attimino, perché forse non è proprio coerente con l'idea
talvolta un po' populista, sotto la spinta populista, perdonatemi perché la cosa in sé è molto seria, della tutela della concorrenza, che non solo è garantita dalla Bolkestein, ma dal TFUE, Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, e dalla nostra stessa Costituzione. Smettiamola con sta Bolkestein, il problema non è quello, entriamo, usciamo da sta Bolkestein, il problema è che la concorrenza va rispettata come principio eurocomunitario e nazionale a prescindere, è tutto fumo, ok? Sono 20 anni che parliamo di fumo, parliamo di cose serie, la concorrenza esiste, ora noi dobbiamo attrezzarci perché la materia va riformata, le aree vanno mappate, va valutata la scarsità, il tavolo tecnico ha il compito di esaminare il tutto, voi nel frattempo vi preparate. E io sono in positivo, vedete? Io non è che dico, dai parliamone, no no, voi vi preparate, altrimenti parlate con qualcun altro, perché domani mattina quando avrete il problema, io non so come aiutarvi, invece voglio aiutarvi, quindi sono qui per questo, sfruttatemi. Cominciate da adesso, va bene? Ringrazio tutti, c'è l'avvocato Furno, Eric Furno, che invito un attimino solo perché mi avevano detto che... voleva contribuire con un piccolo contributo tecnico. Grazie dall'ultimo episodio. Assolutamente, grazie. Non posso dire a quale comune della penisola sorrentina si riferisce perché c'è causa in corso, però concessione demaniale, muore il decurius, prima di morire aveva fatto la cessione di azienda. Da un lato c'è la cessionaria, dall'altro ci sono gli eredi del decuius che entro 6 mesi dalla morte hanno fatto rituale istanza di subingresso nella concessione. Ricordo a me stesso che la pubblica amministrazione è il comune che deve decidere se l'aspirante concessionario ha i requisiti tecnico-economici per poter avere diritto alla concessione. Detto questo, brevissimo, se gli spunti sono tanti. Certamente scontiamo un cumulo di competenze, Stato, Demanio, Capitale dei Porti, Regioni e da ultimo i comuni. Innanzitutto selezione di candidati, è stato detto, e non gara, anche perché dal 1 luglio 2023 entra in vigore il codice degli appalti e non ne usciamo più fuori da qua dentro. Detto bene il Presidente Aghina, ci lasciano spiranti alla Corte in profita l'iniziativa del Presidente Tarpuglia, 2 volte in profita. Il Presidente Aghina, con un'eleganza molto più forbita della mia, ha parlato di caporetto giurisdizionale. La verità è che il Presidente Tarpuglia non si è voluto stare al dictum dell'adunanza plenaria e ha tentato questa carta che definire incosciente del popolo, perché noi tutti, la sentenza è altissima, ma noi tutti l'esito lo sapevamo già che era negativa. Da questo punto di vista, quindi ha finito di rendere tombale una giuria che era chiarissima. Non dico che, tra detto, il Presidente è sempre più forbito di meno. In pratica la Corte di Giustizia Europea ci ha lasciato uno spiraglio. Lo spiraglio, secondo la giurisprudenza comunitaria, che viene lasciata agli Stati membri. Questa discrezionalità, è ripetuta anche nella sentenza, riguarda sia il nazionale sia il locale, quindi ha detto benissimo il consigliere Di Martino, case by case, caso by caso, caso per caso, cioè questa è una caratteristica della giurisprudenza comunitaria. Retroattività, è stato rimproverato giustamente, ha ragione, devo dire, che la sentenza della Corte, perciò è stata improvvida, la sentenza del 20 aprile, ci spiega esattamente che è inutile tentare di far passare l'obbligo a partire dal 28 dicembre 2009, la norma così interpretata deve essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima di tale sentenza. Quindi sembrerebbe una pietra tombale, benissimo. Richiamo la sentenza proprio impresa, d'accordissimo, per carità. Richiamo altri precedenti, tra cui uno che parla dell'effetto delle sentenze di una Corte Costituzionale, il famoso dialogo tra le Corti. Benissimo. Però mentre io leggevo questo, pensavo a una sentenza, se non sbaglio, la 10 del 2015 della Corte Costituzionale, la famosa sentenza sulla Robin Tax, o meglio di Robin Hood Tax, cioè il governo Draghi, per fare soldi, tassa i prodotti, le società petrolifere con un surplus, eccetera.
E la Corte, dichiarando illegittima l'esposizione, si inventa che cosa? Non è, si inventa che la sentenza ha effetto solo per il futuro e non per effetto retroattivo. Allora, scusate, noi che ci troviamo in questa situazione, tentiamo di, a meno di ammettere una decisione, visto che la magistratura, questa è un'attività di supplenza, l'adunanza plenaria, le due adunanze plenarie del Consiglio di Stato, che poi sono state ripetute, mi pare che l'ha richiamato il consigliere Di Martino, c'è stata anche, sempre la Puglia, comune di Ginosa, comune di Manduria, è stata ripetuta anche dalla sentenza del Consiglio di Stato 1 marzo 2023, numero 2192, giusto? Sì, sì, esatto, che ha ripetuto quello che c'è. Allora, la possibilità è questa, o la si interpreta appunto cercando di salvare almeno le vecchie concessioni, siamo d'accordo sulla la sentenza, dice chiarissimamente che si applica sempre, eccetera, oppure è la fine, insomma, detto con la massima sincerità. Un'ultima osservazione. Tra i criteri di selezione, la legge sulla concorrenza di Draghi privilegia anche chi ha già esperienza diretta nel settore, e questo potrebbe essere un criterio da valorizzare. Da valorizzare, cioè valorizzare chi è già del settore e chi ha quindi il know-how, diciamo noi, per cose. È pur vero che la legge Draghi sulla concorrenza, che poi prevedeva dei decreti delegati, l'ha richiamato il Consiglio Di Martino, tutta la storia, entro febbraio di quest'anno, poi è arrivato il governo Draghi, eccetera, e così via. La Corte europea, la Commissione europea ha già ripetuto che ci sarà la procedura, rischiamo nuovamente la procedura di infrazione, la prima procedura di infrazione del gennaio 2009, eccetera. È pur vero che però anche i canoni vanno a gara, e questo è il pericolo, perché poi chi ha un minimo di esperienze di gare sa che molte volte si gioca al ribasso pur di conseguire pur di ottenere la concessione. È un mare di guai, aspettiamo i provvedimenti del governo, perché certamente il governo non è contrario ai balneari, questo è sicuro, perché è una mole enorme di voti, ma un'altra cosa volevo dire, nell'indennizzo va compreso l'avviamento commerciale. Il concessionario non è un bagnino, è un operatore turistico, un imprenditore turistico. Qual è la definizione di imprenditore? Scambio di beni, di servizi da chi è un soggetto di attività in modo prevalente. Quindi va dato l'avviamento commerciale. Non gli potete levare, in base alla vecchia norma del codice della navigazione, realizzato imponendogli o di demolirlo o di non avere nulla in cambio. Va dato l'avviamento commerciale. Certo, se io avessi come concessione la canzone del mare, ammesso che ne avessi le possibilità, avrei un surplus di avviamento commerciale, camperei io e la mia generazione successiva, senza lavorare più, non fare più il mestiere che faccio. Va bene, grazie, vi chiedo scusa. Grazie.